partito dell'Orsa JJ4. Di Luigi Manconi, martedì 9 maggio. Perché ci piace tanto l'Orsa? La prendo alla lontana. Nelle scorse settimane in Italia si è consumato un aspro conflitto dal momento che ciò che più conta è la relazione del sentimento pubblico e il fatto che la stragrande maggioranza degli italiani sembra favorevole a salvare la vita dell'Orsa. Confesso di dedurlo anche da un singolare osservatorio, la trasmissione radiofonica La Zanzara, Radio 24, al cui influsso nefasto non riesco morbosamente a sottrarmi. Tra gli ascoltatori, una percentuale che non so stimare, ma che è altissima tra chi telefona in diretta, è costituita da necrofili, coppie scambiste, neonazisti e veteronazisti, erotomani, fascisti e comunisti reazionari, filoputiniani e antisemiti, satanisti e novax infoiati, pornografi e baciapile e camionisti truculenti, gente che parla con gli UFO, con le viscere degli abbacchi, con lo Spirito Santo, che prevede i terremoti e che annuncia l'Apocalisse. Non si tratta, grazie al cielo, di un campione rappresentativo degli italiani, ma solo una istantanea, pur esemplare, di qualcosa che cova nelle pieghe più oscure del nostro paese. Ebbene, tra tutti quei disgraziati, disponibili a qualsiasi violenza reale o metaforica, il partito dei Filo Orsa è largamente prevalente. Ma se si considerano i consensi raccolti da questo partito a livello nazionale e al di là delle perversioni, si scoprirà una serie di significative motivazioni. Ossia un maggior rispetto. Sono distanti 8 centimetri e quindi non è stata una femmina. A me questa perizia mi convince. L'Orsa è innocente e l'Orsa è innocente, almeno secondo questa perizia mi convince. A prendere in mano la bandiera dell'Orsa è il più garantista fra i commentatori sui giornali italiani, Luigi Manconi, che prende spunto dalle trasmissioni della Zanzara, dove anche lì sembra che la maggior parte siano a favore della Zanzara, la nostra trasmissione di Radio 24, però vedrai che farà irritare, perché dice Manconi: tra gli ascoltatori una percentuale che non so stimare ma che è altissima tra chi telefona e che questi ascoltatori è costituita da necrofili, coppie scambiste, neonazisti, veteronazisti, erotomani, fascisti e comunisti reazionari, filoputiniani, antisemiti, satanisti e novax infogliati, pornografi e baciapile, camionisti truculenti, gente che parla con gli UFO, con le viscere degli abbacchi e con lo Spirito Santo, dice, e ce ne continua a lungo, dice che tra questi il partito dell'Orsa è prevalente, ma non è vero, c'è tanta gente, c'è tanta gente per benissimo che chiama la Zanzara, caro Paolo. Non è vero, ma certo, ma figurati, la Zanzara è fatta solo di gente per bene, però lui si è appuntato tutti questi qua, poi gente che prevede i terremoti, che annuncia l'Apocalisse. Mi dice: ebbene, tra tutti questi disgraziati, disponibili o a qualsiasi violenza reale o metaforica, il partito di Filo Orsa è largamente prevalente, ma se si considerano gli altri italiani pure. E quindi battaglia minoritaria di Manconi, che sostiene con forza. Si trasforma in maggioritaria. La famosa maggioranza silenziosa di Parenzo. Giusto. È quella, la maggioranza silenziosa è a favore di dell'Orsa. Cruciani e Parenzo sono a favore dell'Orsa, persino quelli, e non rileggo l'elenco di quelli i necrofili, coppie scambiste e neonazisti. Caro Paolo, ci sentiamo. Vincendolo. Ci sentiamo domani. Ciao. Fa quello che vuole del debito, ma non lo so io. Perché devi andare a vedere? A me lo dici. E allora che problema c'è? Tanto devi chiedere scusa a Salvini, Devi chiedere scusa a Salvini. Adesso te lo dirò tra poco. Questo non è il tema. Il tema vero è che cos'è questa trasmissione. Sì. E che cos'è questa trasmissione? Lo ha scritto nero su bianco molto bene il professor Luigi Manconi. Oddio, questo Manconi. Grande sociologo che voglio salutare, che oggi in un bellissimo articolo su Repubblica dice, parla dell'Orsa, no? Sì. E dice: il fatto che la stragrande maggioranza degli italiani sembra favorevole a salvare la vita dell'Orsa, confesso di dedurlo, questo dato, da un singolare osservatorio, perché è sardo lui, la trasmissione radiofonica La Zanzara, Radio 24, a cui
al cui influsso nefasto non riesco morbosamente a sottrarmi. Attento, scrive il professore, tra gli ascoltatori una percentuale che non so stimare, ma che è altissima tra chi telefona in diretta, è costituita da, e qui si va all'elenco, necrofili, coppie scambiste, neonazisti e veteronazisti, erotomani, fascisti e comunisti reazionari, filoputiniani e antisemiti, satanisti e novax infogliati, pornografi e baciapile e camionisti truculenti, gente che parla con gli UFO, con le viscere degli abbacchi, con le viscere degli abbacchi, con lo Spirito Santo che prevede i terremoti e che annuncia l'Apocalisse. Non si tratta, dice il professore, grazie al cielo, di un campione rappresentativo degli italiani, ma solo di una istantanea, pur esemplare, di qualcosa che cova nelle pieghe più oscure del nostro paese. E qui chiude, cioè va avanti, ma io chiudo. Ebbene, dice il professor Manconi, tra tutti quei disgraziati, questa è la parola chiave, tra tutti quei disgraziati, disponibili a qualsiasi violenza reale o metaforica, il partito del filo orsa è largamente prevalente. Disgraziati, neonazisti, vax infogliati, pornografi, baciapile, camionisti. Ma la frase più bella. Abbiamo anche qualche difetto, però. Abbiamo anche qualche difetto. Abbiamo la frase più bella è: con le viscere degli abbacchi. Gente che parla con gli UFO con le viscere degli abbacchi. Io dico solo una cosa, professor Manconi, grazie per quello che ha scritto. Questo è davvero l'epitafio di questa trasmissione. Io voglio stamparlo, volantinarlo davanti alle scuole, mandarlo in copia e in rassegna quando questa radio, questa trasmissione sarà chiusa, dai, non adesso. Allora ragazzi, questo posso dirvi una cosa? La grande vergogna di queste ore è che gli animalati non solo contestano il fatto. Necrofili, coppie scambiste, neonazisti, veteronazisti, erotomani, fascisti e comunisti reazionari, filoputiniani, antisemiti, satanisti. A proposito della lista di Paolo Mieli, caro David, mutuata da un articolo di Manconi, la settimana scorsa, è stato il caso di Divietri, Antonio Divietri, è responsabile cittadino di un...